Acqua sta cercando di catturare il suo pesce preferito. Aspetta, dove stai andando? Dobbiamo andare al parco! La sirena inizia un inseguimento. Finalmente il pesce si è stancato. Oh, ti ho preso! Lalilu, presto, in laboratorio! Prendiamo il nastro in silicone. Che materiale eccellente! Usa il pennarello. Ed ecco il pesce. Incolla i bordi. E gonfialo. E dentro c'è un pesce che nuota. Appendi una catenella. Wow, che borsa robusta! È così divertente schiacciarla! Che accessorio insolito! Ecco il tuo portapesce! Wow, problema risolto! Ora il mio pesce sarà sempre con me! Acqua è arrivata al parco! Wow, è così carino! È molto amichevole! Io ho un pesce, ma ora sto pensando di prendere un granchio! Come vuoi? Ma se solo potessi addestrare il mio ad ascoltare così! Ce la farai! Abbiamo tutto il tempo del mondo! Yeah, ok! Prendi un pompon! Modella un faccino e orecchie! Ecco che arrivano le palline! Queste sono le zampe! Un paio di occhi azzurri! E un naso! Che creatura unica! Aria e acqua stanno nuotando nel parco per rilassarsi. All'improvviso le sirene sentono uno squittio. Oh, chi è? Oh, poverino, è bloccato sull'albero! Come possiamo aiutarlo? Sollevami! Più in alto! Vieni! Oh, oh, le sirene sono cadute! La creatura salta tra le loro braccia da sola. Oh, sei un po' sporco! La soffice creatura si scrolla. Oh, sono tutta sporca! Non preoccuparti, usa il tuo potere. Ok. Che carino! Ti chiamerò Maui. Ragazzi, che tipo di animale vorreste avere? Scrivetelo nei commenti! Fuochina, perché sei triste? Ho un'acconciatura terribile! Lalilu ti aiuterà. Ok. Sciogli il nastro. Taglialo. Decora l'acconciatura con gli strass. Perfetto. Una coda rossa. E pinne infuocate. Aggiungi una grande pinna. Decora la coda con i cristalli. L'elemento fuoco è semplicemente fantastico. La sirena è indaffarata in cucina. Devo apparecchiare la tavola. Accendere le candele. Controlliamo la ricetta. Scaldare. C'erano delle uova in frigo. Ottimo! Ora friggo un uovo per il toast. Cosa faccio? Calmati, ci penso io. Ecco, sono riuscita ad abbassare la fiamma. Sei la mia salvatrice. Sciocchezze, prendi un gelato. Gli elementi si aiutano sempre. Lalilu, puoi aiutarmi a trasformarmi? Ma certo, iniziamo con i capelli. Fissa le lunghe ciocche. Wow! Prepara i materiali. Snap, una coda nuova di zecca. Taglia una pinna. È fatta d'erba. Raccogli dei fiori. Wow, la coda è fiorita! Decora il top. Una ghirlanda di fiori tra i capelli. La sirena terra sa come sorprenderci. Voglio creare la bellezza. Iniziamo piantando i semi. Poi li spargiamo nel terreno. Wow, i fiori sono germogliati in fretta. Sono adorabili. All'improvviso la coda di qualcuno rovescia tutti i fiori. È sua sorella Aria che è arrivata di corsa. È stata una corsa veloce. Sei molto bella. Grazie, sorellina. Mi hai aiutata a raccogliere tutto. Ecco, questo è per te. Wow, che bello. Grazie, sei meravigliosa. Vediamo. Prendi una pipetta. Rimuovi il tappo. Che colore? Rosso. Glitter.
un paio di dettagli. L'estintore gestirà eventuali incendi accidentali. Acqua e Fochina stanno nuotando nella foresta. È l'ora del picnic? Accendiamo un fuoco e poi arrostiamo i marshmallow. Le ragazze iniziano a raccogliere ramoscelli. Oh no! Non abbiamo portato i fiammiferi. E il tuo elemento? Oh, giusto! Anche Acqua Boy è in viaggio. Ragazze, posso unirmi a voi? Oh, certo! Prendi dei marshmallow. Grazie. Lasciate che vi suoni una canzone con la chitarra. Wow, è meraviglioso! Acqua ha deciso di agire. Ho voglia di ballare! Ehi, cosa fai? Le sue emozioni hanno reso Fochina più luminosa. Oh, oh no! Calma, ho portato un estintore. Oh, stai attento! La fiamma di Fochina si è spenta. La ragazza si è calmata. That's incredible! Yay! Taglia una lattina. Coprila con del nastro rinforzato. La paletta. Taglia il pennello. Attacca il manico. Un intero set di attrezzi da giardino. Proviamoli! Terra ha sviluppato un meraviglioso giardino sottomarino. Quanto lavoro! Oh, che bellezza! Ma c'è ancora da scavare! La pala mi aiuterà. Via, granchio! Smuoviamo il terreno. E adesso innaffiamo i fiori. Maui sta guardando da un albero. Oh no! Ha iniziato a scavare nell'aiuola! Oh no! Il mio raccolto! Maui, cattivo! Eccoti! Vieni qui! Scusa, è molto irrequieto! Non preoccuparti! Puoi aiutarmi con il giardinaggio? Facciamolo insieme! Sì! Le sorelle hanno unito le forze e hanno iniziato a restaurare il giardino insieme! Gli elementi possono fare qualsiasi cosa! Prendi i ciottoli di mare. Assembla un tavolo. Decora con i coralli. Le alghe luminose sono ovunque. Accanto c'è una comoda sedia. Un tavolo da trucco sottomarino aiuterà a creare bellezza. Acqua sta aspettando la visita delle sue sorelle. Oh, quanto sono bella! Ed eccoci qua! Ho portato Twister! Fantastico! Sarà divertente! Ma prima rinfreschiamoci alla mia tavola! Fochina, ti pettino! Wow, mi piace! Tocca ad Aria! Qualche richiesta? Voglio un trucco leggero! Blush sulle guance e dolcezza! Cool! E ora è il momento di Twister! Tocca a me! Le sorelle si sono divertite molto! La festa è stata un successo! Bang! Prendi il supporto del palloncino! Rivesti il barattolo con lo smalto per unghie! Allinea i tubi. Decora con le mezze perline. Il tocco finale. Le candele. Un candelabro marino decorerà l'interno. Il ragazzo ha deciso di sorprendere la sua amata con una cena romantica. Oh, ho dimenticato le candele. Adesso è tutto pronto. Cara, non sbirciare! Sorpresa! Wow, è bellissimo! Mi sono impegnato tanto! Oh, così non va! Le candele non stanno bruciando! Ops, non ce la faccio! Lascia fare all'elemento fuoco! Un colpo di coda e le candele sono accese! Sei semplicemente una meraviglia! La coppia ha trascorso una serata meravigliosa! Prendi un tornio da vasaio. Impasta l'argilla. Wow, che velocità! Facciamo una brocca. Attacca una maniglia. Dipingi con i motivi degli elementi. Aria è volata in un deserto lontano. Che posto triste. Oh. Devo dirlo alle ragazze.
sorelle. Ho trovato delle terre completamente desolate. Dobbiamo riportarle in vita. Le sirene hanno deciso di creare una brocca d'acqua. Io penso all'argilla. Io la brucerò con la fiamma. Io verserò l'acqua. Excellent! E io aiuterò a portarla. Yay! Aria versa il contenuto della brocca magica. Al posto del deserto è apparsa un'oasi paradisiaca. Il posto è pieno di vegetazione e animali. Che meraviglia! Gli elementi danno vita e bellezza al mondo. Trasforma la bambola in Starfire. Disegna gli occhi verdi. Tingi i capelli di rosa. Mettile un crop top viola. Starfire è una piccola sirenetta. Decora con le squame. Aggiungi strass e paillette. Ecco la piccola Starfire. Il fondale è pieno di pericoli. Non aver paura, piccola. Andrà tutto bene. Presto verranno a prenderti, forse. Rimarrai qui. Oh, finalmente silenzio. Questa sirena è arrivata appena in tempo. Cos'è questo rumore? Chi c'è? Oh, tesoro, come sei arrivata qui? Non puoi stare da sola. Vieni, non ti farò del male. Questo polpo sorveglia le conchiglie. Usiamole per la nostra culla. Ricolora entrambe le metà. Il guscio superiore sembra il cielo. Quello inferiore è glitterato. Trasforma il telaio di un vecchio passeggino in un supporto per culla. Groot ci ha portato l'edera. Grazie! Decora le gambe con le conchiglie. Stendi una morbida coperta. La nostra bambina farà i sogni più dolci in questa culla accogliente. La sirena ha portato a casa la bambina. Mia dolce bambina, ora vivrai qui. Wow, è bellissima qui! Mamma, guarda, sta giocando! Hai molto talento! Congratulazioni per la tua nuova bambina! Tesoro, questo giocattolo è per te! Grazie, zia Elsa! È fantastica! Sì! Starfire ha giocato abbastanza! Mamma, voglio dormire! Vieni qui, ti cullerò tra le mie braccia! Perché non dormi? Oh, ha bisogno di una culla! Ne ho una qui da qualche parte! Eccola, è proprio quello che ci serve. Fantastico, vai a dormire piccola, sogni d'oro. Muota via lentamente. Ok. Uno scovolino. Scegli delle belle perline per fare il sonaglino. Suona bene. Trasformiamo la parte in plastica in un manico. Alla bambina piacerà questo sonaglino. Starfire è cresciuta un po'. Cosa posso fare? Bambolina, ti faccio fare un giro. Ecco il mio terrario. Ci sono altri giocattoli qui. Ecco il mio cavallo preferito. Oh, mi annoio. Ho già giocato con tutto. Perché sei triste, tesoro? Ho una sorpresa per te. Wow, è così carino! Wow, suona! La nostra sirenetta si diverte con il sonaglino. Piccola peste! Starfire è un adolescente adesso. Hello. Taglia una nuova coda. Non vedo l'ora di cambiarmi. Wow. Aggiungi una cintura e un top. Crea una pinna glitterata. Decora la pinna con i fiori. Ha un bellissimo diadema tra i capelli.
Starfire è adorabile. Il re squalo è molto protettivo nei confronti del suo tesoro. Nessuno supererà le mie guardie. Vediamo cosa c'è dentro. Dobbiamo distrarlo. Che c'è qui? È ora di esplorare. C'è qualcuno? Oh, ha un cane. Dobbiamo lanciargli qualcosa di delizioso. Ecco un osso, prendi. Ehi, amico, dove stai andando? Aspetta! Ce l'abbiamo fatta. Ora vediamo cosa stava proteggendo. Wow, guarda tutto questo oro! C'è dell'altro qui. Sono la regina del mondo sottomarino. Regniamo insieme. Anch'io sono una regina ricca. Oh, sta tornando, nuotiamo via. Oh, quelle sirene! Lo dirò ai vostri genitori! Che simpatica calamita! Andiamo in laboratorio. Separa il corpo. Crea una coda di argilla leggera. Aggiungi le orecchie. Disegna il viso. Hello, hello. Aggiungi un girocollo e una cintura. Beast Boy si è trasformato in un cavalluccio marino. La sua vita sta per diventare ancora più divertente. Starfire sta vagando in una parte abbandonata dell'oceano. Non sono mai stata qui prima. Oh. Wow, è un tesoro! Oh, che fortuna! Ehi, giù le mani! Ehi, non ho preso niente! Ehi, questo è il mio tesoro! Perché sei così maleducato? Devo proteggere quella sirenetta! Non toccarla, pesce malvagio, o le cose si metteranno male. Perché fai tutto questo casino, ok? Grazie, sei stato molto coraggioso. Oh, non è stato un problema. Non farmi arrossire. Oh, sembra che Beast Boy si sia innamorato. Facciamo un cannocchiale. Crea il corpo. Fallo sembrare un po' più vecchio. Avvolgilo nelle strisce di gomma piuma. Il nostro cannocchiale è decorato con un teschio dei pirati. Chi l'ha fatto cadere? Questa nave pirata sta navigando verso l'orizzonte. Deve esserci un'isola da qualche parte là fuori. Il mio cannocchiale! Oh no! Cos'è? Starfire, guarda! Interessante. Non ho mai visto nulla di simile prima. Oh, è un cannocchiale. Lascia che ti mostri come funziona. Dai, chi è questo bel ragazzo? Cosa? Dai, dammelo. Cosa hai visto? Wow, è così misterioso. E io? Aspetta! Starfire è cresciuta. È ora di darle un nuovo look. Oh, wow! Aggiungi una cintura. Un paio di larghi braccialetti coprono i polsi. Facciamo una pinna. Ritaglia il foglio di gomma piuma. La coda è ricoperta di squame di paillette. Starfire è ancora più bella adesso. Si sta preparando per il suo appuntamento con Robin. Oh, i miei capelli sono a posto? Mi metterò un po' di trucco. Altro fard. Fatto. Oh no, sono già in ritardo. Robin si sta rilassando sugli scogli con un drink. Ciao, mi stavi aspettando? Questo è un dono dal mare. Prova questo cocktail, bellezza. Grazie. Vuoi nuotare con me? Non posso, sai, queste gambe. Oh, va bene, penserò a qualcosa. Ci vediamo. Prepara una pozione magica. Riempi la bottiglia di melma. Prendi il filo. Wow, una nave pirata con un'ancora. Questa pozione magica può trasformare chiunque in una sirena. È già il fine settimana, ma ho nemmeno un cliente. Ursula, aiutami! Il mio ragazzo ha bisogno di una coda. Ecco i miei clienti. Ho quello che stai cercando. Questo elisir risolverà le cose in un istante.
Wow, sapevo che potevi aiutarmi. Robin, bevi questo. Possiamo stare insieme adesso. Yeah, ok. Non sta succedendo niente. Oh, sono un tritone. Ha funzionato. Yay! Andiamo, non vedo l'ora di vedere il mondo sottomarino. Che bei bambini. Disegna gli occhi. Assomiglia proprio a Robin. Adesso tocca a te. Oh, fai delle code di cavallo colorate con l'argilla leggera. Prepara le pinne. Applica le squame. Forza, è ora di imparare a nuotare. Dopo un po' di tempo, Starfire e Robin hanno avuto dei bambini. Che bambini meravigliosi! Mi prenderò cura di voi. Mamma e papà arriveranno presto. È ora di mangiare. Tocca a te. Diventerete sani e forti. Chi vuole giocare? Ecco un sonaglino. Dove sono i nostri figli? Eccoli. Grazie, infermiera. È ora di tornare a casa. Buona fortuna. Che bei fiori. Aggiungi dei ciottoli. Taglia i rami delle alghe. Buona inaugurazione della casa! Versa dell'acqua. Riempi l'acquario. I pesci nuotano nella loro nuova casa. Il fumettista sta pensando. Solo un'idea brillante può salvare la mia carriera. Ho già fatto tutto. E questo, e questo. Ho bisogno di ispirazione. Farò degli schizzi. No! Uno dei fogli è caduto nell'acquario. La sirena Gwen! Come ho fatto a non pensarci prima? Ecco un piccolo ragno. Sistema la pinna. Prepara una salsiccia, una cintura. Aggiungi la pittura perlata. Ora è pronta per la sua avventura subacquea. Gwen sta esplorando il mare. Ci sono tante cose interessanti da vedere. Aiuto, per favore, salvatemi! Oh, cosa sta succedendo? Qualcuno mi aiuti! Ehi tu, è facile prendersela con i più piccoli? Chi abbiamo qui? Ah! Adesso sei al sicuro. È stato carino da parte sua. Trasforma questo anello in un salvagente. Lavora con il pennello. Inserti di colla. Avremo bisogno di una corda. Metti passanti sui lati. Benvenuti in spiaggia. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Ragazzi, andiamo, siamo arrivati! I tre amici sono pronti a divertirsi. Batman, facciamo una nuotata. Corri, ti raggiungo. Yeah, acqua di mare! Dov'è Peter? E se le onde lo portassero via? Oh, poverino, ti salverò! Peter è con salvagente! Sono salvo. Gwen, non dimenticherò mai il tuo aiuto. Facciamo uno zaino. Incolla i lati. Ritaglia la sagoma. Che insolito abitante del mare! Aggiungi le cinghie. Un originale zaino a forma di razza non passerà inosservato. Ripetiamo la struttura della balena. La forma delle pinne è tonda. Lo lascio qui. Wow, che bello zaino! Piace anche a me. Ragazze, continuiamo, per favore. Posso iniziare? Puoi dirci che tipo di pesce è? Chi lo sa? Io sono sicura che è una razza! E
È come il mio zaino. Ottimo lavoro. Che performance. Congratulazioni. Ottimo risultato. Yeah, la mia mamma sarà felice. Che brave studentesse. Prendi un giocattolo. Fissa i dettagli del metal detector. Applica della lucentezza metallizzata. Questo metal detector rileverà qualsiasi cosa. Partiamo per una caccia al tesoro. C'è un sacco di spazzatura sul fondale. È ora di ripulire questo posto. Mio nonno mi ha mandato un metal detector. Ehi, dove vai? Il segnale! Primo ritrovamento! Sembra divertente. Il carrello è pieno. Consegniamo al rottame. Ho un sacco di cose interessanti. Vediamo. Ti do 200 lali dollari, non di più. C'è anche una forchetta. Ottima per i capelli. Ok, ecco 300. Wow, i miei primi guadagni. E la mia prima forchetta. Vado a cercare qualcos'altro. Taglia un pezzo di corda. Crea una rete. Cos'è? Una conchiglia. Ci sono un sacco di cose interessanti bloccate nella rete. Non passerà nessuno. Sì, certo. Dovrò aspettare che la guardia si addormenti. La guardia si intrattiene come meglio può. Ma alla fine ha vinto il sonno. Niente può fermarmi adesso. Wow, quanto oro! Prendo tutto! Ah, cosa? Una rapina! Fermati! Oh no! Ti ho presa, ladra! Sicurezza! Grazie per il tuo lavoro, Gwen. Oh, prego! Prendi una conchiglia. I bordi scintillano. Incolla la gomma piuma glitterata. Un portatile impermeabile al 100% in edizione limitata. Oh, che giornata! Finalmente sono a casa! Guardiamo qualcosa di interessante. Wow, un film sulla vita sulla terraferma! Interessante! La coppia ad un appuntamento romantico. Ti piace, tesoro? Che posto meraviglioso! Perfetto per la proposta! Mi vuoi sposare? Certo che sì! Oh, le loro vite sono super emozionanti! Voglio vivere come loro. Ho la mia coda, vorrei avere le gambe. Devo fare qualcosa. Questa rosa in metallo sarà il supporto. Un tappino. Cuci un cuscino. Voilà, bella presentazione. Ciao, come posso aiutarti? Voglio essere di nuovo giovane. Nekos Lakos Fo. Che velocità, sei incredibile, grazie! Aiutami, voglio delle gambe per camminare sulla terraferma. Nessun problema. Bevi una fiala di questa pozione miracolosa. Ha funzionato! Adesso ho le gambe! Sono reali! Cosa farà Gwen sulla Terra? Lo scopriremo presto! Prendi le misure. Prepara i modelli. Ecco un costume da bagno alla moda. Le sta benissimo! Il simbolo di Gwen. Ora dobbiamo tessere una ragnatela. Wow, questa spiaggia è incredibile! I turisti stanno prendendo il sole sulla spiaggia. Ho bisogno di un nuovo look. Cosa potrei mettermi? Benvenuta, cosa vorresti? Mi serve un costume da bagno. Abbiamo appena ricevuto una nuova collezione di vestiti. No, mi serve il costume da bagno. Abbiamo qualcosa da offrirti. Ottimo.
C'è il pareo incluso. Lo prendo. Finalmente Gwen si sta rilassando sulla spiaggia. Fantastico! Che giornata meravigliosa!